Buongiorno a tutti. My name is David Gooding. Mi chiamo David Gooding. And I come from Belfast. E vengo da Belfast. I cannot claim the honor of being an Irishman. E non posso dire di essere un irlandese, di avere questo onore. Because I was born in England. Perché sono nato in Inghilterra. And there was nothing I could do about that. E non è stata la mia scelta nascere in Inghilterra. But I live in Northern Ireland. Ma vivo nell'Irlanda del Nord. And I bring you the greetings of your fellow believers in Belfast and in the province. E vi porto i saluti dei fratelli a Belfast e nella provincia di Belfast. From time to time we pray for you here. Alle volte preghiamo per voi, ogni tanto. And I thank you for your prayers on our behalf. E vi ringraziamo e vi ringrazio per le vostre preghiere nei nostri confronti. Now thank you very much indeed for your kind invitation. E vi ringrazio anche molto per il vostro invito, che è molto gentile. I remember with great vividness your kindness to me on my earlier visit. E mi ricordo vividamente la vostra gentilezza nei miei confronti quando sono venuto la prima volta. The warm-hearted fellowship that we enjoyed together. E anche la comunione molto calorosa che abbiamo avuto insieme. And the elegant entertainment and love you gave me in your homes. E anche il modo in cui mi avete intrattenuto, in modo molto elegante, in modo molto amorevole. And I look forward to these days that we shall spend together around the Word of God. Adesso anticipo con grande entusiasmo questi giorni che noi trascorreremo insieme con la parola di Dio. It is altogether my fault that I cannot speak your language. Ed è colpa mia se non posso parlare la vostra lingua. And I apologize for it. E mi scuso di questo. But we have two advantages. Ma abbiamo due vantaggi. We have an excellent translator. Abbiamo un traduttore. And you must listen to him and not to me. E questo bisogna vedere. And the second point. And you must listen to him and not to me. E dovete ascoltare lui e non me. While I am speaking, you can be making your notes. Ma mentre io parlo, voi potete prendere appunti. But what you must do is to listen carefully to him. Ma quello che dovete fare è ascoltarlo attentamente. Now before we begin our study, let us read together some words from the Epistle to the Hebrews, adesso chapter 11. Ebrei capitolo 11, l'Epistola agli Ebrei capitolo 11. Ebrei capitolo 11. Let us read the first three verses of that chapter. E leggeremo insieme i primi tre versetti del capitolo 11. Ebrei capitolo 11 dal versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Now you have asked me to deal with the first 11 chapters of the book of Genesis. Mi avete chiesto di parlare dei primi 11 capitoli del libro della Genesi. These chapters are of course of fundamental importance. E ovviamente questi capitoli sono importantissimi, sono fondamentali. They deal among other things with the creation of the world. Perché oltre a parlare di altre cose parlano della creazione del mondo. And with the flood that destroyed it. E poi anche del diluvio che l'ha distrutto. These chapters also present us with very well-known difficulties. E questi capitoli, ovviamente, come noi sappiamo, hanno anche delle difficoltà, ci presentano delle difficoltà. And sincere Christian people have held and do hold different opinions about them. E dato che ci sono dei credenti in Cristo che hanno avuto e hanno tuttora differenze di opinione, I am therefore very grateful to you for this opportunity. Vi sono molto grato per questa opportunità. Of telling you how I have come to understand these chapters myself. Di potervi comunicare, di potervi dire come sono arrivato a capire o come io capisco questi capitoli. But you have a right to know at this point. Ma ovviamente avete il diritto di sapere a questo punto. What my presuppositions are. Quali sono le mie presupposizioni, quali sono i miei punti di partenza? So let me spend a little time telling you about my presuppositions. Quindi adesso vorrei parlarvi un pochino delle mie presupposizioni, cioè dei miei punti di partenza. And then tell you how I approach these chapters of God's Word. E poi dopo vi parlerò, vi dirò come io approccio questi capitoli, come io capisco, comprendo questi capitoli. I believe the book of Genesis to be the inspired and infallible word of God.
E io credo che il libro della Genesi sia il libro parola di Dio ispirato e infallibile. I believe it to be the inspired word of God in all that it says. Ed è la parola di Dio ispirata e infallibile in tutto quello che dice. That is to say, I believe it is the inspired word of God when it talks to us about the matter of redemption. Il che vuol dire che è la infallibile e ispirata parola di Dio quando parla della redenzione. But I believe it to be the inspired word of God, whatever it talks about. Ma non solo in quel caso, ma in qualsiasi argomento di cui tratti, è sempre e comunque la infallibile e ispirata parola di Dio. And therefore, when the word of God talks about creation, e quindi quando la parola di Dio parla della creazione, I believe it to be the inspired, authoritative and infallible word of God. Io credo che sia l'autorità ispirata e infallibile, cioè la parola di Dio ispirata e infallibile e autorevole. I hasten to add, e voglio subito aggiungere, that I do not understand all that Genesis says. Che io non comprendo tutto quello che dice la Genesi. And in my little life I have never met anybody that did understand everything that Genesis says. E nella mia vita, seppur breve, non ho mai conosciuto qualcuno che comprende tutto quello che è contenuto nel libro della Genesi. So that I take my stand with all serious minded believers. Quindi io, insieme ad altri credenti seri, in seeking to make progress in our understanding of this important part of God's word. Cerco di progredire nella comprensione di questa importantissima e basilare parte della parola di Dio. When it comes to matters in these chapters that I do not understand, e quando affronteremo degli argomenti in questi capitoli che io non comprendo, I shall tell you frankly, I don't understand what it means. Vi dirò sinceramente, io non capisco quello che viene detto qua. But I emphasize again, I believe it, whatever it says. Però vorrei sottolineare che io credo tutto quello che è contenuto qua, anche se non lo capisco. The reason why I believe it to be the word of God, la ragione per cui io credo che sia la parola di Dio, is in the first place that Jesus Christ our Lord said it was the word of God. È innanzitutto perché il Signore Gesù Cristo stesso disse che questa è la sua parola. And my faith rests primarily upon him. E la mia fede si basa soprattutto e principalmente su di lui. And upon the fact that he is the Son of God. E sul fatto che Gesù è il Figlio di Dio. The word of God incarnate. Ed è la parola di Dio incarnata. Through whom the worlds were made. Per mezzo del quale l'universo è stato creato. In believing in the Lord Jesus Christ, I am believing in the Creator himself. E credendo nel Signore Gesù Cristo, io credo nel Creatore stesso. Those claims I take to have been substantiated and vindicated by his resurrection. Quindi queste affermazioni di Gesù sono state evidenziate e provate dalla sua resurrezione. And I repeat, I believe Genesis to be the word of God. Because of what the Lord Jesus himself says. Quindi ripeto che io credo che Genesi è la parola di Dio, basandomi sul fatto che Gesù ha affermato questo, su quello che Gesù ha detto. Following that, I believe the New Testament comes to us with his authority. In secondo luogo, io credo che il Nuovo Testamento ha autorità e ci viene come autorevole. And therefore, when the apostles interpret the book of Genesis, e quindi quando gli apostoli interpretano il libro della Genesi, I accept their interpretation as being the word of God. Io accetto la loro interpretazione come parola di Dio. And moreover, as the key to the meaning of Genesis. Ma non solo, ma anche la loro interpretazione è la chiave al libro della Genesi. Therefore, in the course of our studies, I shall constantly be appealing to the New Testament interpretation. Quindi nel corso del nostro studio io continuerò a riferirmi all'interpretazione del Nuovo Testamento, l'interpretazione della Genesi data nel Nuovo Testamento. In the second place, let me notice. In secondo luogo vorrei anche notare o sottolineare that I am not a scientist, che io non sono un scienziato, but I have the greatest respect for science as an intellectual discipline. Ma ho un grande rispetto per la scienza come disciplina intellettuale, come campo di studi, because I believe that the universe is created by God, perché io credo che l'universo è stato creato da Dio.
Then the serious scientific study of the universe. E quindi un serio studio scientifico dell'universo. Is a study of God's handiwork. È uno studio di ciò che Dio ha fatto e creato. And nothing that I shall say in the course of these studies. Quindi niente di quello che io dirò durante questi studi insieme is meant to depreciate the value of science. Niente di quello che dirò vuole deprezzare, vuole sminuire il valore della scienza. I am not a scientist myself. Io non sono uno scienziato. I try in my little way to understand what the scientists are saying. Ma nel mio piccolo cerco di comprendere quello che dicono gli scienziati. I believe that we must take into account what science has shown to be true. E io credo che noi dobbiamo includere, dobbiamo anche capire quello che gli scienziati hanno cercato di provare. I do not take the view. Però io non credo that we can afford to keep science and the word of God in two separate watertight compartments. Che noi non possiamo dividere la scienza e la parola di Dio e metterli in due compartimenti diversi, separarli. When Genesis talks about the creation of the earth, perché quando Genesi parla della creazione della terra, it's talking about the same earth as the scientists talk about. Sta parlando della stessa terra che viene analizzata, esaminata dagli scienziati, di cui gli scienziati parlano. And therefore we listen both to the word of God and to the scientists. E quindi noi ascoltiamo sia la parola di Dio che gli scienziati. Here we must remember the lessons that history has taught us. Ma qui dobbiamo anche ricordarci le lezioni che ci vengono insegnate dalla storia. As we shall all know, come tutti sappiamo, dovremmo sapere, there were centuries in times past, nei tempi passati, secoli fa, when Christians believed that the sun went round the earth. I cristiani credevano che il sole girava intorno alla terra. They thought that the Bible taught that the sun goes round the earth. Perché loro pensavano che la Bibbia insegna che la terra, che il sole gira intorno alla terra. When the scientists began to say that the sun doesn't go round the earth, but the earth goes round the sun. E quando gli scienziati hanno iniziato ad affermare che è il contrario, cioè che la terra che gira intorno al sole e non viceversa. Serious Christians thought that the scientists were denying the word of God. Dei credenti seri pensavano che gli scienziati stavano negando la parola di Dio. And with great loyalty they sprang to the defense of the word of God. E con grande lealtà e zelo loro hanno difeso la parola di Dio. The trouble was, ma il problema fu that the Bible does not teach that the sun goes round the earth. Che la Bibbia non insegna che il sole gira intorno alla terra. The scientists were not contradicting the word of God. E gli scienziati non stavano contraddicendo la parola di Dio. The Christians thought they were. I cristiani pensavano che gli scienziati agivano in questo modo. But they had misunderstood what the word of God was saying. Perché non avevano compreso quello che la parola di Dio stava dicendo. And we must remember that lesson. E noi dobbiamo ricordarci di questa lezione. I try to remember it at least. Perlomeno io cerco di ricordarmi. I believe the Bible to be the word of God. E io credo che la Bibbia è la parola di Dio. But I want to remember that I need to understand that word correctly. Ma voglio ricordarmi e ricordarvi che ho bisogno di comprendere correttamente e accuratamente la parola di Dio. And I must not confuse my understanding with the word of God itself. E non devo confondere la mia comprensione, come io comprendo la parola di Dio, con la parola di Dio stessa. Sono due cose separate. The word of God is always right. Perché la parola di Dio è sempre giusta, ha sempre ragione. My understanding could be in part wrong. Ma la mia comprensione di essa può essere, perlomeno in parte, errata. Therefore we do need to listen to what science has proved. Quindi dobbiamo imparare, ascoltare a quello che la scienza ha provato. Where science as it currently understood does contradict the word of God. Ma dove la scienza, come viene compresa oggigiorno, ha contraddetto la parola di Dio? Then for my part I believe the word of God and I don't believe what science says. Per quanto mi riguarda, per quelle cose dove la scienza ha contraddetto la parola di Dio, io credo alla parola di Dio e non a quello che la scienza ha detto. And we too on the scientific side must remember. E dal punto di vista scientifico dobbiamo ricordarci that scientists, by the very nature of their discipline,
che gli scienziati, proprio a cagione della disciplina stessa della scienza, are constantly modifying their theories. Che gli scienziati continuano a modificare le loro teorie. I was in West Berlin some 2 or 3 years ago. 2 o 3 anni fa io ero a Berlino Ovest. And I had to give some lectures after that on the book of Genesis in my own university. E dopo quel periodo io dovevo dare delle lezioni riguardo al libro della Genesi nella mia stessa università. My friend with whom I was staying was a professor of physics. E l'amico con cui stavo era un professore di fisica. And I thought it was wise of me to learn as much as I could from him. E io pensavo che fosse saggio da parte mia di imparare il più possibile da lui. So I showed him what little science I knew. E quindi gli ho mostrato la poca scienza di cui io sapevo, di cui io ero a conoscenza. I said, you know, people once upon a time thought the sun went round the earth. E io dissi, sai, una volta le persone pensavano che il sole girasse intorno alla terra. I said, I know better than that, the sun doesn't go round the earth. Ma io so che questo non è vero, che il sole non gira intorno alla terra. The earth goes round the sun. Ma che viceversa, cioè che la terra gira intorno al sole. Doesn't it? È vero? To my surprise, he said. E con mia grande sorpresa disse questo mio amico. It depends which point of view you're looking from. Dipende da che punto di vista consideri la questione. Modern science has decided that this is a relativistic universe. Perché la scienza moderna ha deciso che questo universo è relativistico. There is no fixed point anywhere. E cioè che non c'è un punto fisso nell'universo. So you can say if you want to, the sun goes round the earth. Quindi se vuoi puoi dire che il sole gira intorno alla terra. Or the earth goes round the sun. Oppure che la terra gira intorno al sole, dipende dal tuo punto di vista. It depends which point of view you're looking at. Dipende dal punto di vista in cui tu esamini la questione. From the point of view of us, the sun goes round the earth. Perché dal punto di vista the earth goes round the sun. From dal punto di vista della terra, la terra gira intorno al sole. But if you were in outer space, it might appear to you that the sun goes round the earth. Però se tu fossi nello spazio potrebbe apparire che il sole gira intorno alla terra. And which is right? E quale dei due è giusto? Because within the universe it is a relativistic universe. Perché entro l'universo, nell'ambito dell'universo, è un universo relativistico. Spiegato in quel senso di prima. We have to remember that science itself is progressing. Quindi noi dobbiamo ricordarci che la scienza stessa progredisce. And therefore the scientists are constantly modifying their theories. E quindi gli scienziati stessi continuano a modificare le loro teorie. While we seek all the help we can from science, quindi dobbiamo senz'altro cercare tutto l'aiuto possibile dalla scienza. We would be unwise to identify what the Bible says with any particular scientific theory. Però noi non saremmo saggi. Could you repeat the last statement? We should be wise not to identify what the Bible says with any particular scientific theory. Però non sarebbe saggio identificare quello che la Bibbia dice con una teoria scientifica piuttosto che un'altra. Non dobbiamo mai fare questo, identificare quello che insegna la parola di Dio con una specifica teoria scientifica. Because if we do that and the scientific theory then changes, perché se facciamo questo, tenendo presente che le teorie scientifiche cambiano, our faith in what God's word is saying could be affected. Quindi il nostro modo di pensare e di credere alla parola di Dio sarebbe condizionato da questo. But now then, let me say how I approach the book of Genesis itself. Adesso vorrei anche dirvi come io approccio, come io mi accosto al libro della Genesi, come lo studio. I think you all of you will have a synopsis of the book that I have prepared for you. Penso che voi tutti avete un riassunto o una sinopsi del libro che io ho preparato, che dovrebbe essere questo. And if you haven't got one, well, before the conference is over, do get at the organizers to make sure you have one. E se non avete una copia di questo che dovrebbe essere stato distribuito, potete chiederlo a Walter o a Salvatore, dovreste averne una copia comunque prima di andare via. You have asked me to talk about the first 11 chapters of the book. Voi mi avete chiesto di parlare dei primi 11 capitoli del libro. Because they tell us about creation. Perché ci parlano della creazione. And they tell us about the flood. E anche del diluvio. Now let us notice the way God talks to us about creation. Adesso però notiamo il modo in cui Dio ci parla della creazione.
Because the way God talks about it in His Word, perché il modo in cui Lui ci parla della creazione nella Sua parola, is different from the way we might have expected Him to talk about it. È diverso dal modo in cui noi ci saremmo aspettati che Lui parla di questo argomento. Let us take our Bibles in our hands. Quindi vogliamo prendere le Bibbie nelle nostre Turn mani to the book of Genesis. E aprirle al libro della Genesi. And notice that its early chapters contain, e notare che i primi capitoli contengono not one story of creation, non una sola storia della creazione, but three stories of creation, ma tre storie della creazione. Now let me explain what I mean by that. Adesso vorrei spiegarvi che cosa intendo dire con questo. So that you should not misunderstand what I have said and what I mean. Così che voi non comprendiate male quello che io ho detto e quello che io intendo dire. Liberal scholars who do not accept Genesis as the inspired word of God. Gli studiosi liberali che non accettano la Genesi come la parola di Dio ispirata are in the habit of saying that there are two creation stories in the book of Genesis. Hanno l'abitudine di dire questi studiosi liberali che ci sono due storie della creazione nel libro della Genesi. And often they add that those two stories contradict each other. E loro stessi spesso aggiungono che queste due storie della creazione spesso si contraddicono. They are wrong on both points. E sbagliano per entrambi i punti. There are not two stories of creation in Genesis. Innanzitutto perché non ci sono due storie della creazione in Genesi. There are three stories of creation. Ce ne sono tre e non due. And none of them contradicts the other. E nessuna delle tre contraddice le altre. Non ci sono contraddizioni. God has told us about creation. Dio ci ha parlato della creazione. In a similar way that in the New Testament He has told us about His Son. Allo stesso modo in cui Lui nel Nuovo Testamento ci ha parlato del suo figliuolo. In the New Testament there is not one gospel, there are four gospels. Perché nel Nuovo Testamento non c'è un Vangelo, ci sono quattro Vangeli. Perhaps if we had been setting about describing the life of the Lord Jesus, we would have written just one book. E forse se noi avessimo scritto la vita del Signore Gesù, avremmo scritto un solo libro. God thinks differently. Ma Dio la pensa in modo diverso. He had four books written to tell us about the life of the Lord Jesus. E lui aveva quattro libri per parlarci della vita del Signore Gesù. Those four stories do not contradict one another. E queste quattro storie non contraddicono l'un l'altro. But they look at the life of the Lord Jesus from four distinct points of view. Ma guardano, esaminano la vita del Signore Gesù da quattro diversi, distinti punti di vista. God has done a similar thing in the book of Genesis with the story of creation. E allo stesso modo, in modo similare, Dio ha fatto questo anche nel libro della Genesi per quanto riguarda la creazione. He gives us three stories of creation. Ci dà tre storie della creazione. And look at creation from three different points of view. Quindi vediamo la creazione da tre punti di vista diversi. Let me therefore first quindi innanzitutto vorrei demonstrate to you that there are three stories of creation. Dimostrarvi che ci sono tre storie della creazione. The first story begins, of course, in Genesis 1, verse 1. La prima storia ovviamente inizia in Genesi capitolo 1, versetto 1. With the original creation. Con la creazione originale. And it proceeds to tell us of six successive days of God's creative activity. E poi continua nel dirci che ci sono sei giorni della creazione di Dio. And then there is a seventh day. E poi c'è un settimo giorno. Which God rested from all the work that He had created and made. E in questo giorno Dio riposò da tutto il lavoro che fece. Here quite clearly we have one complete story. E quindi qui ovviamente chiaramente abbiamo una storia completa. It goes on unbrokenly throughout the days to its climax and end. E continua senza interruzione fino all'apice e poi finisce lì, l'apice essendo la creazione dell'uomo. And the writer explicitly tells us, chapter 2, verse 1, that the heaven and earth were finished. E poi dopo in capitolo 2, versetto 1, lo scrittore ci dice chiaramente che i cieli e la terra furono finiti, furono compiti. And then in verse 2 he tells us that God finished.
E poi in versetto 2 ci dice che Dio finì, compì l'opera. And then in verse 3 that God rested from all his work that God had created and made. E che in versetto 3 ci dice che Dio riposò di tutta l'opera che l'aveva creata, che aveva creata e fatta. You couldn't possibly miss the point, could you? Quindi non è possibile non comprendere quello che Dio ci sta dicendo. If you're told three times over, perché ci viene detto tre volte that it's finished. Che è finito, compiuto. Now that's one story of creation. Quindi questa è una storia della creazione. From beginning to end. Dall'inizio alla fine. Chapter 2, verse 4. Ma in capitolo 2, versetto 4, we go back to the beginning again. Noi ritorniamo di nuovo all'inizio. These are the generations of the heaven and of the earth in when they were created in the day that the Lord God made earth and heaven. Nel versetto 4 del capitolo 2 infatti si legge: queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra ed i cieli. So we're going back to the beginning again. Quindi qui ritorniamo all'inizio. God is going to talk about creation once more. E Dio parla di nuovo della creazione. But now from a different point of view. Ma qui parla della creazione da un punto di vista diverso. He isn't going to repeat all that he has said in the first story. E non ripeterà tutto quello che ha detto la prima volta nella prima storia. He's going to take one point out of creation. Ma invece esaminerà un dettaglio, un punto della creazione. And tell us about that in more detail. E ci parlerà di questo con più dettaglio, and più specificatamente. So that we shall understand that particular point clearly. Così che noi possiamo comprendere quel punto chiaramente. He is going to follow the story of creation down through history for some centuries. E poi dopo continuerà la storia della creazione nella storia stessa, nei and secoli. He is going to put then the story of creation into its historical context. E poi dopo vediamo la storia della creazione nel suo contesto storico. And in particular into the context of the story of man on this earth. E in particolare il contesto della storia dell'uomo, della creazione dell'uomo sulla terra. So we shall understand man's relation to the creation. Così che noi possiamo comprendere la relazione dell'uomo alla creazione. And how man, in the end, rebelled against one of the basic purposes of his creation. E come l'uomo alla fine ribellò contro uno degli scopi basilari della creazione. But now let us for the moment notice how the writer develops the theme. Ma adesso vogliamo esaminare come lo scrittore ha sviluppato questo tema. I'm going to suggest that the second creation story, e vorrei suggerire che la seconda storia creazionale, occupies chapter 2 from verse 4, inizia al versetto 4 del capitolo 2, through the rest of chapter 2, continua nel capitolo 2, the whole of chapter 3, per tutto il capitolo 3, and the whole of chapter 4, e tutto il capitolo 4. Why do I say those chapters go together? Perché affermo che questi capitoli vanno insieme? Well, look at verse, chapter 2, verse 5, if you will. Esaminiamo il capitolo 2, versetto 5. The middle of the verse. Nel mezzo del versetto. It takes us back to the time when the Lord God had not caused it to rain upon the earth. Perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra. And there was not a man to till the ground. E non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, versetto 5, capitolo 2. If you will notice that simple word, the ground. Notate quella parola, semplice parola, parolina suolo. We shall find that term is now repeated. E noi scopriremo che questa parola, suolo, viene ripetuta. And not only repeated, ma non solo ripetuta, but it stands at the center of the major points of interest in these stories. Ma in questa storia è al centro dell'interesse di questa storia, cioè la parola importantissima, verse basilare. Five, then, there was not a man to till the ground. Versetto 5 infatti ci dice non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Ma un vapore saliva dalla terra e adacquava tutta la superficie del suolo. And the Lord God formed man of the dust of the ground. E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, o anche suolo. Verse 9, and out of the ground, versetto 9, e dal suolo, made the Lord God to grow every tree. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli. Verse 19, versetto 19, and out of the ground,
E l'Eterno Dio, avendo formato dalla terra the Lord God formed every beast of the field. Tutti gli animali dei campi. Notice, if you will, therefore, this repetition of the word ground. Quindi notate la ripetizione di questa parola che in italiano è resa o con suolo o con terra. And notice how central it is to the story that you are now being told. E notate come è importante e centrale in questa storia che ci viene raccontata qua, la seconda storia creazionale. What is man's origin? Qual è l'origine dell'uomo? He is made out of the dust of the ground. Perché è formato dalla polvere della terra, del suolo. Absolutely fundamental to understanding what human beings are. Quindi è assolutamente fondamentale per comprendere, basilare per comprendere cosa sono gli esseri umani, cosa siamo. And why was he made? E perché l'uomo è stato creato? That's the next very important question to ask. E la prossima, la domanda seguente da chiederci è importantissima. You have a motor car, sir. Voi avete una macchina? And I say to you, pray tell me what this thing is that you have. E supponiamo che appunto avete una macchina e io vi chiedo, per favore dimmi che cos'è questa cosa che tu hai. You say it's called a motor car. E voi mi dite, ma si chiama automobile. So, sorry, I come from the planet Mars. What is a motor car? Io dico, ma scusa, io vengo da Marte, ma che cos'è un'automobile? Well, you say it's a thing that's made of a lot of iron. E voi mi rispondete, beh, è una cosa fatta da acciaio, di molti materiali. And some rubber. E poi dopo c'è anche della gomma. And there's some electricity in it. Poi dopo bisogna avere dell'elettricità. And then you put some petrol in it. Poi si mette della benzina. And there's some leather for to sit on. E poi dopo c'è anche del cuoio su cui ci si può sedere. Very, very interesting. Is that what a motor car is? Ah, è molto interessante. Allora un'automobile è questo? You say, well, yes, what else is it? A lot of iron and petrol and leather and rubber. Ah sì, certo, è un sacco di un po' di ferro, un po' di benzina, un po' di gomma. Well, you're very helpful. Beh, siete di grande aiuto. I don't really know what a motor car is yet, do I? Però io non so, non ho ancora compreso che cos'è questa automobile. Until you have told me not merely what it is made of, but what it is made for. Fin tanto che voi mi dite solo di che cosa è fatta, non mi siete di grande aiuto, mi dovete dire anche perché è stata fatta. Oh, you say want to know what it's for? Oh, it's for driving around the place and taking my wife down to the shops so she can buy a lot of goods. Serve per andare in giro, per andare a fare le spese, per andare nei negozi. So two questions then. What a thing is made of and what a thing is made for. Quindi ci sono due domande importantissime: di che cosa è composta, di che cosa è fatta la cosa di cui stiamo parlando e perché è stata fatta. And the second creation story will tell you what man is made of. E la seconda storia creazionale ci dice di che cosa è composto, fatto l'uomo. He was made of the dust of the ground. È fatto della polvere del suolo. And God breathed into his nostrils the breath of life. E Dio ha respirato nelle sue narici il respiro della vita. But what's he made for? Ma di che cosa, perché è stato fatto? The answer of Genesis is that he was made to till the ground. E la risposta nella Genesi è che è stato fatto per coltivare il suolo. That will be enough perhaps at this moment to show us how important this matter of the ground is. E questo per sottolineare quanto importante sia il suolo. Questa parola suolo. It is telling us two things: what man was made of and what man was made for. Perché il suolo è la risposta alla domanda di che cosa è fatto l'uomo e perché è stato fatto l'uomo. But now God takes that fact and puts it in the context of human history. Poi Dio prende questo fatto e lo mette nel contesto della storia umana. Man was put in the garden in Eden to till the ground. E l'uomo è stato messo nel giardino dell'Eden per lavorare la terra, coltivarla. He rebelled against God. Si ribellò a Dio. And had to be driven out of the garden. E fu espulso dal giardino dell'Eden. And God pronounced his curse. E Dio ha pronunciato la sua maledizione. Notice the terms in which he pronounces it. E notate come lo fece. Chapter 3, verse 17. Capitolo 3, versetto 17. And unto Adam he said, e ad Adamo disse, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare. Cursed is the ground.
il suolo sarà maledetto. For thy sake, per causa tua. In toil shalt thou eat of it all the days of thy life. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Thou shalt eat the herb of the field. E tu mangerai l'erba dei campi. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Verse 19. Mangerai, versetto 19, mangerai il pane col sudore del tuo volto. Till thou return unto the ground. Finché tu ritorni nella terra o suolo, for out of it was thou taken, donde fosti trattato, perché sei polvere, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. E in polvere ritornerai. Verse 23. Versetto 23. Therefore the Lord God sent him forth out of the garden of Eden. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden. To till the ground from whence he was taken. Perché lavorasse la terra o suolo donde era stato tratto. You will notice two things. Quindi volete notare due cose. You will notice this repeated emphasis on the word ground. La continua enfasi per quanto riguarda questa parola suolo o terra. And you will notice how in chapter 3 this fact of the ground lies central to the question of man's fall. E notate anche che nel capitolo 3 questa parola suolo, questo aspetto suolo, è centrale alla caduta dell'uomo. And lies central to the tremendous curse that God had to pronounce as a result of man's rebellion. E anche basilare nella maledizione che Dio ha pronunciato riguardo alla ribellione dell'uomo. And you will a notice, causa della ribellione dell'uomo. You will notice that we have not forgotten the original creation story. Ma notate che noi non abbiamo dimenticato la storia creazionale originaria. Cursed is the ground for thy sake. Maledetto è il suolo per causa tua. You shall eat in the sweat of your face till you return to the ground. Mangerai il pane col sudore del tuo volto, versetto 19, finché tu ritorni nella terra. For out of it thou wast taken. Donde fosti tratto. And to dust shall you return. Perché sei polvere e in polvere ritornerai. Chapter 2 and 3 therefore stand together. Quindi i capitoli 2 e 3 sono connessi strettamente l'uno con l'altro. But not only chapters 2 and 3. Ma non solo questi due capitoli 2 e 3. For the historian takes us on further into history. Perché lo storico ci porta ancora più avanti nella storia. To see still this theme of the ground. Perché questo tema del suolo. Well, chapter 4 tells us of Cain's terrible sin. Continua anche, infatti, nel capitolo 4 vediamo il grande peccato di Caino. Chapter 4, verse 2. Capitolo 4, versetto 2. Cain was a tiller of the ground. E Caino, lavoratore della terra. And nothing wrong in that either. Ma non c'è niente di sbagliato nell'essere un coltivatore della terra. Man was made to till the ground. Perché l'uomo è stato fatto per coltivare la terra. And in process of time Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Versetto 3. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. God rejected it. Ma Dio lo rigettò. And in his anger Cain murdered Abel. Cioè non guardò con favore Caino le sue offerte e Caino uccise suo fratello Abele. Now listen to God talking to Cain. Adesso vediamo quello che Dio dice a Caino. Verse 10. Nel versetto 10 del capitolo 4. He said, what hast thou done? E l'Eterno disse, versetto 10, capitolo 4, che hai tu fatto? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra o suolo. And now cursed art thou from the ground. E ora tu sarai maledetto dalla terra. Verse 12, when thou tillest the ground. Versetto 12, quando coltiverai il suolo, ricordiamo che suolo e terra sono la stessa parola. It shall not henceforth yield unto thee her strength. Esso non ti darà più i suoi prodotti. And that, as you will see at once, is a very, very serious statement from God. E questo è un'affermazione molto molto seria e grave da parte di Dio. Man was made to till the ground. Perché l'uomo fu fatto per coltivare la terra. And now God is saying to Cain, e adesso Dio sta dicendo a Caino. Now Cain, it's no use. Caino, è inutile. Your whole purpose for existence was that you should till the ground. Perché lo stesso scopo della tua esistenza era che tu coltivassi la terra. But now when you till the ground. Ma adesso, quando coltiverai la terra,
It will not yield her fruit to you. Non ti darà più i suoi prodotti. Cain, get out. Caino, vattene. You might as well get out. Quello che devi fare è di andartene, non puoi fare altrimenti. If you refuse the very purpose for which you were made. Perché se tu rifiuti lo scopo stesso per cui sei stato fatto e creato. And rebel against your creator. E ti ribelli contro il tuo creatore. You lose the very purpose for which you were made. Perdi lo scopo stesso della tua esistenza, della creazione, della tua creazione. You might as well get out, Cain. Quindi tutto quello che ti resta da fare è di andartene. Cain shows us that he understood how serious the punishment was. E Caino ci dimostra che comprese quanto grave fosse la punizione di Dio. Verse 13, Cain said to the Lord, my punishment is greater than I can bear. Versetto 13, e Caino disse all'Eterno, il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the ground. Ecco, versetto 14, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo. So here we have it again, this tremendous emphasis on the ground. Quindi anche qui abbiamo di nuovo questa enfasi sottolineato l'importanza del suolo. That runs through these three chapters, 2, 3, and 4. E questo suolo lega tutto insieme i capitoli 2, 3 e 4. And stands at the central point of interest in each of those chapters. Ed è la parte centrale di interesse basilare in ognuno di questi capitoli 2, 3 e 4. In chapter 2, the question of what man was made of and what he was made for. Nel capitolo 2, il suolo è la risposta alla domanda di che cosa è fatto l'uomo e perché è stato fatto, creato. Then the curse that came upon Adam for his rebellion. Poi in capitolo 3, la maledizione che è stata fatta ad Adamo a causa della sua ribellione. And in chapter 4, the curse that came upon Cain for his rebellion. E in capitolo 4 invece la maledizione su Caino a causa della sua ribellione. This is the second creation story. E questo, capitoli 2, 3 e 4, dal versetto 4 del capitolo 2, è la seconda storia creazionale. Concentrating on a particular point out of creation. Concentrandoci su un particolare punto della creazione. And helping us to understand it. E aiutandoci a comprenderla. By tracing that point down through some generations of history. Nel seguire la storia a questo punto nelle diverse generazioni. Tomorrow we shall have to consider that in greater detail. E domani vogliamo esaminare questa seconda storia creazionale in più dettaglio. But I ask you to notice already. Però io vi chiedo già di notare fin da adesso the way God talks to us about creation. Il modo in cui Dio ci parla della creazione. He puts the whole thing in the context of life. Perché Dio mette tutto questo nel contesto della vita. And that is why we must first listen to God. Ed è per questo che noi dobbiamo innanzitutto ascoltare Dio e prima di tutto ascoltare Dio. Not first listening to science. Non dobbiamo prima ascoltare la scienza. Important as science is. Anche se la scienza è importante. Not first asking our questions that we would like to know about. Non dobbiamo prima di tutto chiedere le domande che vorremmo sapere, a cui vorremmo dare una risposta. Lord, why have you put the galaxies up there? Signore, perché hai messo lì le galassie? Well, that'll be interesting to know one day, won't it? Sarà interessante scoprire la risposta a questa domanda un giorno. And when I get home to heaven, e quando sarò in cielo, if the galaxies are still there, se le galassie saranno ancora lì, I'm going to ask time off from some of the hymn singing up in heaven. Io cercherò di interrompere alcuni dei canti che si avranno in cielo. Ask permission to go and visit some of the galaxies to find out what they're doing. E chiederò permesso al posto di cantare di andare a vedere le galassie per vedere che cosa stanno facendo, che cosa succede. But it might be no good for us to ask Genesis now, why are the galaxies there? Però può darsi che non sia affatto profittevole di chiederci per quanto riguarda la Genesi perché ci sono lì le galassie. Because that isn't necessarily the question that God is wanting to talk to us about. Perché questa non è necessariamente la domanda che Dio vuole, a cui vuole rispondere Dio. So before we start asking our questions about creation. Quindi prima di chiederci e di chiedere le nostre domande, le domande che abbiamo noi riguardo alla creazione. We must listen to what God says. Dobbiamo, prima di fare questo, dobbiamo innanzitutto ascoltare quello che Dio dice. And must be sure that we are understanding the point of what God is saying. E dobbiamo essere sicuri che noi comprendiamo quello che Dio vuole comunicarci. But I have said that there are three creation stories. Vi ho detto che ci sono tre storie creative creazionali.
And you will say, where do you get your third one from? E voi mi direte, ma da dov'è che dov'è la terza? Da dove la prendi? Well, so far we've got to the end of chapter 4. Let's look how chapter 5 begins. Che abbiamo esaminato ovviamente per sommi capi fino alla fine del capitolo 4, adesso vediamo il capitolo 5. This is the book of the generations of Adam. L'inizio del capitolo 5, questo è il libro della posterità di Adamo. In the day that God created man, nel giorno che Dio creò l'uomo, in the likeness of God made he him, lo fece a somiglianza di Dio. Male and female created he them. Versetto 2, li creò maschio e femmina, and blessed them and called their name Adam, li benedisse e dette loro il nome di uomo, Adam, in the day when they were created, nel giorno che furono creati. So now the writer has taken us back through history. Quindi qui lo scrittore ci riporta indietro nella storia. And gone right back to the start again. E di nuovo ci riporta all'inizio della storia. Not of course to the first day of creation. Ovviamente non ci riporta al primo giorno della creazione. Nor to the second and the third. E nemmeno al secondo o al terzo. He's not just telling us the same details all over again. E non è che ci sta raccontando di nuovo gli stessi dettagli di prima delle altre due storie. But he takes us back through history to the sixth day. E quello che fa qui is to call our attention to a slightly different point about the creation of man and woman. È di richiamare la nostra attenzione a un aspetto leggermente diverso per quanto riguarda la creazione dell'uomo e della donna. And having made it, he will follow that point down through history. E avendo fatto questo, cioè avendoci fatto osservare un punto di vista leggermente diverso, continuerà seguendo questo punto di vista nella storia dell'uomo. Again, it will be a very sad story. E di nuovo è una storia molto triste. In the second creation story, when God told us the purpose for which man was made, nella seconda storia creazionale, quando Dio ci dice lo scopo per cui l'uomo è stato creato, we find the story of man's sin and rebellion. Noi troviamo la storia del peccato, della ribellione dell'uomo. And how Cain lost the very purpose for which he was created. E poi come Caino perse lo scopo stesso della sua esistenza, della creazione di Caino. Now in the third creation story, o dell'uomo. Nella terza storia creazionale, we are to find how man again rebelled against God. Noi scopriamo di nuovo come l'uomo si ribellò a Dio. But this time it's going to be in connection with man's constitution. Ma questa volta ha a che fare con la costituzione dell'uomo. Not now the purpose for which he was made. Non lo scopo per cui lui fu fatto. But his constitution. Ma la sua costituzione. What do you mean by constitution? Well, I now explain. If I say what is man, se io dico che cos'è l'uomo, Genesis 5 onwards will point out. Genesi dal capitolo 5 in poi sottolineerà that man is composed of flesh and spirit. Che l'uomo è fatto di carne e di spirito. Look, if you will, at chapter 6. Vediamo il capitolo 6. And verse 3. Versetto 3 del capitolo 6. And I will now read you what I think is the true translation of that verse. Adesso voglio leggervi quella che io considero la traduzione più accurata, più affidabile di questo versetto. My spirit will not always abide in man. Il mio spirito non dimorerà per sempre nell'uomo. For that he also is flesh. Perché egli è anche carne. Some translations translate it, my spirit shall not always strive with man. Alcuni traduttori traducono come qua, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. I prefer the reading, my spirit shall not always dwell in man. Ma io preferisco la traduzione, lo spirito mio non dimorerà per sempre con l'uomo, dimorerà, non contenderà. This is a question of textual criticism. E questo ha a che fare con l'esame dei testi. And I will discuss it with you either in the question times or in the lecture when we come to chapter 6. E ne potremo discutere o quando mi porrete le domande oppure anche quando parlerò del capitolo 6. Allow me for the sake of my argument. Però per quanto riguarda questo aspetto che vorrei esaminare adesso, To take the reading, my spirit shall not always abide in man. Permettete che la traduzione a cui ci riferiremo sarà lo spirito mio non dimorerà per sempre con and l'uomo. Why not? E perché no? Now we shall have to be very careful about the reason that is given.
Noi dobbiamo fare molta attenzione per quanto riguarda la ragione per cui ci viene dato questo. In my country, nel mio paese, many preachers have preached upon this verse. Molti predicatori hanno parlato di questo versetto. And they have understood it in the sense, my spirit shall not always strive with men, as the Holy Spirit pleads with men and women in the gospel. E loro l'hanno compreso in questo senso, che il mio spirito non contenderà con l'uomo, nel senso in cui nel Nuovo Testamento vediamo lo Spirito Santo che parla alle persone, and then the preacher, che quasi implora le persone, fra virgolette. Then the preacher has gone on to warn the congregation. E poi dopo il predicatore riscalda l'ambiente, il suo pubblico. Why will God's Spirit not continue to strive with men? E direbbe, perché lo Spirito di Dio non continuerà a contendere con me? Because, says the preacher, if men and women reject the gospel and refuse to believe it. Allora il predicatore direbbe, perché se gli uomini rigettano, respingono il Vangelo e si rifiutano di crederlo, there will come a time when the Holy Spirit will leave off pleading with them. Ci sarà un giorno in cui lo Spirito Santo non contenderà più con loro, non implorerà più gli uomini. And those men and women will never want to be saved again. E questi uomini, queste donne non vorranno più essere salvate. And shall go down to an eternity of perdition. E quindi saranno perduti per l'eternità. Now, I agree with the preachers. Allora, io sono d'accordo con i predicatori. That what they preach is true. Che quello che predicano è vero. God has blessed it abundantly to awaken people up to their need of salvation. E Dio ha benedetto queste persone abbondantemente, così che le persone vengono risvegliate per quanto riguarda il loro bisogno di salvezza. What I'm saying is that it is not what the verse in Genesis is saying. Però, anche se questi predicatori predicano bene, non predicano bene per quanto riguarda questo versetto, perché questo versetto non dice quello. Why is the reason that the Holy Spirit will not abide in men? Allora, qual è la ragione per cui lo Spirito Santo non dimorerà, non contenderà, ma dimorerà nell'uomo? Or rather, I ought to say not the Holy Spirit, but what God here calls my Spirit. My Spirit shall not always abide. Anzi, in è meglio puntualizzare non tanto lo Spirito Santo, ma quello che l'Eterno disse, cioè lo Spirito mio, il mio Spirito non dimorerà per sempre nell'uomo. The reason is this. Questa è la ragione per cui non dimorerà nell'uomo per sempre. Not because he refuses to believe the gospel. Non perché l'uomo si rifiuta di credere il Vangelo. Not because of anything he does. E non per qualche cosa che l'uomo fa o non fa. But because of what he is. Ma a causa di quello che l'uomo è. Because he is flesh. Perché l'uomo è carne. God is commenting upon man's constitution. Man is spirit and flesh. Quindi Dio sta commentando, sta sottolineando di che cosa è fatto l'uomo, la costituzione dell'uomo, spirito e carne. And if God removes his spirit, e se Dio rimuove il suo spirito, you're left with what is a freak of humanity. Quello che si rimane è con un mostro dell'umanità. Mere flesh. E cioè solo carne. What all that means we shall consider in detail on another occasion. E un'altra volta, in un paio di giorni, dovremo considerare in dettaglio questo. What I ask you to notice now is. Ma quello che io vorrei che voi notaste adesso. That in this third creation story. Che in questa terza storia creazionale a partire dal capitolo 5. We're not dealing with the purpose why man was made. Non stiamo vedendo o parlando dello scopo per cui l'uomo è stato fatto. He was made to till the ground. L'uomo è stato fatto per coltivare la terra, come abbiamo visto prima. We're talking about man's constitution. Ma qui, nella terza storia creazionale, parliamo della costituzione di che cosa è fatto l'uomo. Flesh and spirit. E cioè carne e spirito. And how when man rebelled against God, e come quando l'uomo si ribellò a Dio, it ruined his constitution. L'uomo ha rovinato la sua costituzione di quello di cui è fatto. And man became such a wreck, e l'uomo è diventato un tale disastro che alla fine Dio ha deciso di distruggere l'uomo dalla faccia della terra. Three stories of creation, therefore. Tre storie della creazione, perciò. Not contradicting each other, che non si contraddicono, but supplementing each other.
ma che invece supplementano l'uno con l'altro, cioè sono complementari. And helping us to understand God's creation. E ci aiutano a comprendere la creazione by di looking Dio. At it from three different points of view. Esaminando la creazione di Dio da tre punti di vista diversi. And following the principles of creation down through man's history. E seguendo i principi della creazione, il principio della creazione fino alla storia dell'uomo. And it teaches us an immediate practical lesson. E questo ci insegna una lezione pratica subito, immediata. If we have understood what God is saying about creation correctly, se noi abbiamo compreso quello che Dio ci insegna per quanto riguarda, se noi abbiamo compreso correttamente quello che Dio ci insegna riguardo alla creazione, we shall find it has an exceedingly practical implication for the way we live. Noi scopriremo che ci sarà un aspetto pratico, molto pratico, per quanto riguarda il modo in cui noi viviamo. But now then I have said that there are three creation stories. Allora, hai detto che ci sono tre storie creazionali. Where does the third one end then? Ma allora la terza storia creazionale dove finisce? Ah. To answer that question, we shall have to observe and some other details about the way the book of Genesis is written. Allora, per rispondere a quella domanda dobbiamo esaminare altri dettagli per quanto riguarda il modo in cui è stato scritto il libro della Genesi. And if you find this next bit a little bit boring, e se ritenete che questa prossima parte sarà un po' noiosa, sia un po' noiosa, this is the time when you could take your normal morning nap. Allora potete approfittarne di questi prossimi minuti o quello che è per schiacciare un pisolino. And I will wake you up at 11:30 when it's time for coffee, we'll say. Alle 11:30 quando sarà il tempo del caffè, mi preoccuperò io di svegliarvi. But let's go back to chapter 2 and verse 4, please. Ritorniamo al capitolo 2, versetto 4. To notice the words with which that verse begins. Per notare le parole con cui inizia quel versetto. These are the generations of the heaven and earth. Queste sono, versetto 4 del capitolo 2, queste sono le origini dei cieli e della terra. Now the word translated in your Italian origini. Allora, la parola tradotta qui in italiano origini is a Hebrew word over which scholars have disagreed. È una parola ebraica su cui c'è molta discussione per quanto riguarda questa parola. Discussione da parte di studiosi del testo originale dell'ebraico. At least they used to disagree more in the past than they do now. O perlomeno, in passato erano ancora più in disaccordo di adesso. The word does not strictly mean origins. La parola, che qui viene tradotta origini nel versetto 4, non vuol dire di per sé origini. It means the family history of. Ma significa la storia della famiglia. What happened to the heavens and earth in consequent generation, in consequent time? Che cosa è successo ai cieli e alla terra nelle generazioni successive nel corso del tempo? Quindi la storia della famiglia di. We shall find now this term occurs in Genesis many times. E noi scopriamo che questa parola la troviamo in Genesi molte volte. And it is very important for the understanding of the way Moses has ordered and organized his material. Ed è molto importante per comprendere il modo in cui Mosè ha organizzato, ha messo in ordine il suo materiale. I am going to say that the phrase "these are the generations of." Quindi io dirò che la frase "queste sono le origini o posterità di" is meant to introduce a new section every time. Allora, questa frase viene usata per introdurre, per iniziare un'altra sezione diversa so ogni volta. Whenever we find it in the book of Genesis, we may say to ourselves, now here we start a new division. Quindi ogni volta che troviamo questa frase nel libro della Genesi, possiamo dire, ah, qui inizia un'altra sezione del libro. But some scholars have suggested, però alcuni studiosi hanno suggerito, that this phrase doesn't begin a new section, it ends the previous section. Alcuni quindi hanno suggerito che questa frase non inizia un'altra sezione, ma conclude la sezione precedente.
And they were led to that idea from a study of cuneiform tablets. E sono stati condotti, portati a questa idea da uno studio delle tavole cuneiformi. When you look at the cuneiform tablets written in Akkadian or some other ancient speech, quando noi esaminiamo queste tavole o tavolette cuneiformi scritte in diverse lingue come accadico, mi pare si dica in italiano, you will find some words added at the end of a tablet. Voi scoprirete si trovano alcune parole aggiunte alla fine di queste tavole. Summing up what the tablet has been about. E queste parole riassumono il contenuto della tavola o tavoletta. And who wrote it and to whom the tablet belongs and so forth. E chi l'ha scritta e a chi appartiene e così via, i dati essenziali. It is the fact, as I say, that these notes come at the end of a tablet. E quindi questi appunti vengono alla fine della tavola. And some scholars have suggested, e alcuni studiosi hanno suggerito, that when Moses composed the book of Genesis under the inspiration of God, che quando Mosè ha scritto, ha composto il libro della Genesi ispirato da Dio, sotto l'ispirazione di Dio, he consulted many ancient tablets that gave the early history of mankind. Mosè ha consultato molte tavole antiche che davano resoconto della storia dell'uomo, delle origini dell'uomo. In the same way as Luke, who wrote the third gospel, allo stesso modo in cui Luca, che ha scritto il terzo Vangelo, tells us that when he began to write, he considered many other stories that had been written by other Christians. Luca ci dice che quando ha iniziato a scrivere ha considerato molte altre storie scritte da altri credenti, da altri cristiani, as well as consulting many eyewitnesses who had lived with the Lord Jesus. Non solo, ma anche Luca consultò anche molti testimoni diretti di quello che Gesù disse e fece. So the suggestion is that Moses consulted many ancient tablets. Quindi il suggerimento qua viene fatto che Mosè ha consultato molte di queste tavole antiche. And when he came to the end of each tablet, e quando lui venne alla fine, arrivò alla fine di ogni tavola, or at the end of a series of tablets, oppure alla fine di una serie di tavole, found these notes by the scribe, lui trovava questi appunti scritti dagli scribi. These tablets have been about, cioè questi appunti che scrivevano questa tavola è riguarda questo, and they belong to such and such a scribe, e appartengono a tale o tal altro, and that he simply copied this from the tablets. E alcuni studiosi dicono o pensano che Mosè ha semplicemente copiato quello che c'era scritto in questi appunti delle tavole. At the end of each, series. Alla fine di queste serie. These are the stories of, the family history of. Quindi queste sono le storie o la storia della famiglia di. And they have argued from that. E questi studiosi quindi hanno affermato, partendo da questo presupposto punto di partenza, that here is evidence that Moses' sources were exceedingly ancient. Che qui quindi abbiamo l'evidenza, la prova, che le fonti di Mosè erano molto antiche. And that he copied them very exactly. E che Mosè le copiò molto accuratamente. Some of you may hold that theory. Alcuni di voi, può darsi che alcuni di voi credono a questa teoria. And perhaps you are right. E forse avete ragione. For my part, I think that you cannot support that theory. Ma per quanto mi riguarda, io penso che voi non potete affermare una cosa simile. When you consider how the phrase is used throughout the book. Quando voi considerate il modo in cui la frase viene usata in tutto il libro. Look again at verse 4 of chapter 2. Esaminiamo di nuovo il versetto 4 del capitolo 2. These are the generations of the heaven and earth. Queste sono le origini o posterità, possiamo dire, dei cieli e della terra. You say that could easily refer to what has gone before. Allora voi potete dire, ma questo facilmente si riferisce a quello che c'era scritto prima. So it could. Pardon? So it could. Sì, potrebbe essere così. But let us look now for a moment at chapter 25. Adesso esaminiamo un attimo il capitolo 25. Ovviamente sempre nella Genesi, capitolo 25. Genesis 25 and verse 12. Genesi, capitolo 25, versetto 12. These are the generations of Ishmael, Abram's son. Ora, questi sono
i discendenti di Ismaele figliuolo d'Abramo, la posterità di Ismaele figliuolo d'Abramo. What is? Che cos'è? Qual è? These are the generations of Esau, of Ishmael. Does that refer to what's gone before? Allora, qui, per quanto riguarda i discendenti o la posterità di Ismaele, si riferisce a quello che c'era scritto prima? Or what comes afterwards? O a quello che c'è scritto dopo? Wouldn't you say, it could refer to what's gone before. E voi potete dire, ah, potrebbe riferirsi a quello che c'era scritto prima. Because there's a lot about Ishmael in what goes before. Perché per quanto riguarda Ismaele ci viene detto molto di lui prima di questo capitolo. So let's suppose, well, perhaps it could refer to what goes before. Allora, then. Sì, potrebbe anche essere così, potrebbe anche riferirsi a quello che c'era scritto prima. And not to what follows after? Ma non si riferisce a quello che segue? What follows after? Che cosa segue? Well, six verses. The six verses following, you mean? Yes, the six verses that follow. Dai versetti 12 a 18, i sei versetti che seguono. Which give us the names of the sons of Ishmael. Questi versetti ci danno i nomi dei figliuoli di Ismaele. What does the phrase "these are the generations of Ishmael" refer to now? Allora, nel versetto 12, quando dice dei discendenti dalla posterità di Ismaele, a che cosa si riferisce? Let's suppose it refers to what went before. Allora, supponiamo che si riferisce a quello che c'era scritto prima. And look at verse 19. Esaminiamo il versetto 19. These are the generations of Isaac. E questi sono i discendenti o la posterità di Isacco. What are? Quali? What, the first six verses, the six verses that have preceded it. Lei si riferisce forse ai sei versetti precedenti? That's unlikely, isn't it? Ma no, questo è molto improbabile che sia così. Because there's nothing about Isaac in those six verses. Perché nei sei versetti precedenti, cioè dal 12 al 18 del capitolo 25, non c'è scritto niente di Isacco. And to say that the story of the generations of Esau belonged to Isaac. E di dire che la storia della generazione della posterità di Ismaele appartiene anche ad Isacco? That would hardly make sense, would it? Non avrebbe senso, vero? One more piece of evidence, therefore, of the similar kind, chapter 35. Chapter 37. Nel capitolo 37 esaminiamo un'altra evidenza di questo. No, perhaps it would be easier for you to look first at 36. Chapter 36. Yes, verse 1. Oppure possiamo prima ancora iniziare dal versetto 1 del capitolo 36. Forse è ancora più chiaro. 36:1. These are the generations of Esau. Capitolo 36, versetto 1 ci dice: questa è la posterità di Esau. What is? Che cos'è questa posterità? What preceded it or what followed it? Quello che c'era scritto prima, che ha preceduto questo versetto, o quello che segue? I suggest to you it's obvious. Io suggerirei che è ovvio. It is what follows, of course. È quello che segue, naturalmente. Which gives you all the genealogies of Esau's family. Perché qua nel capitolo 36 ci dà tutta la genealogia della famiglia di Esau. And some information about his historical, some about his political institutions. E anche delle informazioni per quanto riguarda le istituzioni politiche che iniziò Esau e i suoi discendenti. Similarly, in chapter 37, verse 2. In modo similare nel capitolo 37 versetto 2. These are the generations of Jacob. Capitolo 37 versetto 2, questa è la posterità di Giacobbe. Shall we say that that ends the account given us in 36? Allora, dobbiamo presumere o comprendere che questo versetto conclude la posterità di Giacobbe? That is impossible, isn't it? Ma questo è impossibile, ovviamente. Chapter 36 has all been about Esau, not Jacob. Perché il capitolo precedente 36 parla di Esau, solo Esau, non di Giacobbe. So the statement in 37:2, these are the generations of Jacob. Quindi l'affermazione nel capitolo 37 versetto 2, questa è la posterità di Giacobbe, cannot refer to what has gone before in chapter 36. Non può riferirsi a quello che ha preceduto nel capitolo 36. It refers to what followed. Ma si riferisce a quello che segue. And I shall be arguing that in our studies. E quindi nei nostri studi, nel corso dei nostri studi. And therefore will you notice the translation? Noi partiremo da questo punto di, da questo presupposto che si riferisce a quello che segue, quindi notiamo nella nostra traduzione. It doesn't mean this is the origin of. Versetto 4, capitolo 2, non significa questa è l'origine. In my humble opinion that is a false translation. Allora, tradurre la parola origine in questo modo, origine, è una traduzione sbagliata.
Means this secondo is, me. This is the family history of. This is what subsequently happened to. Ma invece al posto di tradurre origini si dovrebbe tradurre più o meno posterità, cioè questa è la storia della famiglia. Questo è ciò che è successo in questa famiglia. Seguente. So the second creation story begins with that title, these are the generations of, this is the family history of the heaven and earth. Quindi questa è la generazione o questa è la storia della famiglia, dei cieli e della terra, il modo in cui dovrebbe essere compreso il versetto 4 del capitolo 2, dove inizia la seconda storia creazionale. And questa è la storia della famiglia. And it follows through chapter 2, 3 and 4. E questo segue anche la seconda storia creazionale, inizia lì nel versetto 4 capitolo 2 e continua nei capitoli 3 e 4. There it comes to its end. Poi dopo viene conclusa. And chapter 5 begins another story. E nel capitolo 5 inizia un'altra storia. This is the family history of Adam. Versetto 1 capitolo 5, questo è il libro della posterità d'Adamo, cioè della storia della famiglia di Adamo. And the writer will follow that now through chapter 5 and chapter 6, the first paragraph. E lo scrittore quindi continuerà la storia in tutto il capitolo 5 e anche nel primo paragrafo del capitolo 6. Now we notice chapter 6, verse 9. Adesso notiamo capitolo 6, versetto 9 del capitolo 6. These are the generations of Noah. Questa è la posterità di Noè. That heads that part of Genesis that's going to deal with the story of Noah and the flood. E quindi da qui inizia la storia di Noè e poi del diluvio. That will follow on right to the end of chapter 9. E poi arriviamo proprio alla fine del capitolo 9. And when we come to chapter 10, e quando arriviamo al capitolo 10, this is the family history of the sons of Noah. Al versetto 1 leggiamo: questa è la posterità, cioè la storia della famiglia, dei figliuoli di Noè. And the writer will follow the history of his sons. E quindi lo scrittore segue la storia di questa famiglia, dei suoi figliuoli. In chapter 11, verse 10, these are the generations of Shem. Poi dopo nel capitolo 11, versetto 10, questa è la posterità di Sem. The historian is now narrowing his attention not to the history of the three sons anymore, but the one son Shem. Quindi qui lo storico inizia a focalizzare non più solo tutti e tre i figli, ma solo uno dei tre, cioè Sem. Now we come to 11, verse 27. E poi dopo capitolo 11, versetto 27. And he singles out of the Semitic nations one family. These are the generations of Terah. Versetto 27, e questa è la posterità di Terah. Quindi non parla più nemmeno di Sem, ma solo di una famiglia semitica, e cioè la famiglia di Terah. Continua a restringere il cerchio. Now the historian follows the history of that family. E qui lo storico segue la storia di questa famiglia di Terah. The most famous member of the family was Abraham. E il membro più famoso, più noto di questa famiglia fu Abramo. And the story will be taken right on to the death of Abraham. E questa storia continua fino alla morte di Abramo. Look at chapter 25, verse 11. E vediamo questo nel capitolo 25, versetto 11. It announces the death of Abraham. Dove viene annunciata la morte di Abramo. Then in verse 12 of 25, poi nel versetto 12 del capitolo 25, we meet our phrase once more. Troviamo di nuovo questa espressione, questa frase. These are the generations of Ishmael, Abram's son. Allora, versetto 12 del capitolo 25, ora questi sono i discendenti, la storia della famiglia o la posterità di Ismaele, figliuolo d'Abramo. You follow his story very briefly in summary form of his generations. E poi dopo si trova la storia di Ismaele molto brevemente, in modo sommario e riassuntivo. And then in verse 19 you break off to consider the family history of Isaac. E poi in 19 viene considerata la famiglia di Isacco, la storia della famiglia di Isacco, la posterità di Isacco. The historian will tell you about that in very great detail. E lo storico ci parla di questo con grande dettaglio. It will go to the end of chapter 35. E questo sarà concluso fino alla, questo arriverà fino alla fine del capitolo 35. Look at the verse 29 of chapter 35. Vediamo il versetto 29 del capitolo 35, versetto 29, capitolo 35. Isaac gave up the ghost and died. Capitolo 35, versetto 29, Isacco spirò, morì.
So as we trace the story right to the death of Abram, now we've traced the story right to the death of Isaac. Quindi abbiamo visto la storia fino alla morte di Abramo, poi adesso fino alla morte di Isacco. And with the death of Isaac we start another section, 36 verse 1. E il capitolo 36 versetto 1, cioè dopo la morte di Isacco, iniziamo un'altra sezione del libro. This is the family history of Esau. Questa, versetto 1, capitolo 36, questa è la posterità di Esau. Verse 9 again, this is the family history of Esau. Versetto 9, di nuovo troviamo questa è la posterità di Esau. But one chapter and only one chapter is given to it. Ma solo un capitolo viene dedicato a questa posterità. The writer breaks off to turn to the family history of Jacob. Perché poi lo scrittore di nuovo parla della famiglia di Giacobbe. 37 verse 2. Capitolo 37 versetto 2. This is the family history of Jacob. E questa è la posterità di Giacobbe, la storia della famiglia di Giacobbe, questa è l'espressione che è ricorrente. Another historian gives Jacob's story in very great detail. E adesso lo storico ci parla della storia della famiglia di Giacobbe con grande dettaglio. And takes it right through to the end of chapter 49. E questo arriva fino alla fine del capitolo 49, where Jacob dies. Dove vediamo la morte di Giacobbe. In chapter 50, the man is buried. Nel capitolo 50 viene sepolto. Then you are told that Joseph died. E poi dopo ci viene detto che Giuseppe morì. That's the end of the book. E questa è la fine del libro. Are you still awake? Siete ancora svegli? That is very encouraging. Questo è molto incoraggiante. You are to be congratulated on your powers of hard work. E vi congratulo da parte mia. I wondered if you have noticed as we've been going through these details. E mi chiedo se voi avete notato esaminando questi dettagli that a certain pattern has been developing. Che c'è un modello che si sviluppa qua. Uno schema. On the sheet that you have or will have one day. Nel foglio che o avete o che pure riceverete. I try to indicate that pattern. Io ho cercato di indicare questo schema, questa modello che ricorre. The pattern is easy to see. E dovrebbe essere facile notarlo. If you take the second creation story, se voi ad esempio prendete in esame nella prima pagina la seconda storia creazionale, it tells us this is the family history of the heavens and the earth. Ci dice questa è l'origine o la posterità dei cieli e della terra. In the day that the Lord God made earth and heaven. Nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra ed i cieli, siamo ancora al versetto 4 del capitolo 2. So it mentions two things. Quindi parla di due cose. Heaven and earth. Dei cieli e della terra. But in what follows, ma in ciò che segue, heaven gets a little attention, but not very much. Viene data solo poca attenzione, non molta, ai cieli. The biggest attention goes to what's happened to the earth. Ma l'attenzione maggiore viene data a quello che succede alla terra, sulla terra. Under Adam's guardianship. Sotto la guardia, diciamo, di Adamo. L'egida di Adamo. And we come to the third creation story. E poi andiamo alla terza storia creazionale, che potete vedere sempre su questo foglio alla prima pagina. There we meet the term, these are the generations of twice. E qui due volte troviamo questa frase, queste sono le generazioni o la posterità di, la troviamo due volte. The first is the generations of Adam. La prima nel versetto 1 del capitolo 5, la posterità d'Adamo. He was the head of the race. Perché lui era il capo, l'inizio della razza. But then God destroyed mankind. Ma poi Dio distrusse and started l'umanità again. E iniziò di nuovo. And this time he started of course not with Adam but with Noah. E questa seconda volta, questa volta iniziò non con Adamo ma con Noè. So the story of Adam gets a chapter and a half. Quindi la storia di Adamo viene compresa in un capitolo e mezzo, dal versetto 1 al capitolo 5 fino al versetto 8 del capitolo 6. But the story of Noah occupies nearly four chapters. Ma la storia di Noè viene compresa in quasi quattro capitoli. So a small bit about Adam and a very large bit about Noah. Quindi un pochino viene detto di Adamo ma molto di più di Noè. And taken up to the death of Noah. E questo continua fino alla morte di Noè. Then we come to the next big part of Genesis. Poi dopo arriviamo alla un'altra grande sezione di Genesi. The story of the sons of Noah and the sons of Shem. La storia dei figlioli di Noè e dei figlioli di Sem. They get about one and a half chapters. E questo viene compreso in circa un capitolo e mezzo. And that's all. E tutto qua. Then it's going to be the story of Terah.
Ma poi c'è la storia di Tera. And he gets 14 chapters. E la storia della famiglia di Tera viene compresa in 14 capitoli. You see the proportion, don't you? A little bit about the sons of Noah and then a very big bit about the story of Tera. Quindi potete vedere le proporzioni, un pochino dei figliuoli di Noè, ma moltissimo della famiglia di Tera. That is taken on to the death of Abraham. E questo continua fino alla morte di Abramo ed è alla fine della seconda pagina. Then the next part of Genesis. Poi la terza pagina vediamo un'altra sezione di Genesi. Begins, these are the generations of Ishmael. Inizia con la posterità di Ismaele. He gets only a few verses. E ci sono solo pochi versetti. Then these are the generations of Isaac. Poi dopo la posterità di Isacco. He gets about 11 chapters. E viene compresa in circa 11 capitoli. Same pattern then, a little bit about Ishmael, a lot about Isaac. Quindi vediamo questo modello. Pochino pochino di Ismaele, ma molto di Isacco. Followed right up to the story of the death of Isaac. E ciò, questo continua fino alla morte di Isacco. Same pattern again for the last part of Genesis. E l'ultima sezione di Genesi segue lo stesso modello. These are the generations of Esau. Ci sono la posterità di Esau. But he only gets one chapter. Ma questo viene contenuto in un solo capitolo, 36. And these are the generations of Jacob. E poi la posterità di Giacobbe. He gets 14 chapters. Contenuta in 14 capitoli. Same pattern then, little bit about Esau, a tremendous lot about Jacob. Quindi lo stesso modello, pochino pochino di Esau e moltissimo di Giacobbe. So that is the pattern of the book. Quindi questo è il modello del libro. Would you say, but what is the point of the pattern? Allora, vi sarete chiesti forse, ma perché c'è questo modello? Well, actually, it is telling us, of course, about where God's interest lies. Ma questo ci dice dove risiede l'interesse di Dio. Qual era l'interesse di Dio? At the same time, it points a very profound lesson. E allo stesso tempo ci insegna anche una lezione molto profonda, importante. And you could sum it up like this. Che si può riassumere in questo modo. That God, in the development of history, che Dio nello sviluppo della storia, and in His ways with men, e nel modo in cui ha trattato l'uomo, nel suo rapporto con l'uomo, constantly developed the principle, proceeded on the principle, ha continuamente usato, partito da questo principio, not the first man, but the second. Non il primo uomo, ma il secondo. Second creation story. La seconda storia creazionale. Not Cain. Non Caino. But Abel. Ma Abele. So you say, Cain killed him. Ma dite, ma Caino l'ha ucciso? So he did. E infatti l'ha ucciso. But God wouldn't accept Cain. Perché Dio non accettava Caino. And God supplied Adam and Eve with another son by the name of Seth to take the place of Abel. E Dio ha dato ad Adamo ed Eva un altro figliuolo, Seth, per prendere il posto di Abele. Not the elder son Cain then. Quindi non il figlio maggiore. But the second son Abel and his eventual substitute. Ma il secondo figlio Abele, il suo sostituto. Third creation story. Nella terza storia creazionale. Not Adam. Non Adamo. He proved a disaster. Perché Adamo si rivelò un disastro. And the race that came from him had to be destroyed utterly. E la razza che seguì da lui dovette essere distrutta completamente. And God started with another man. Ma Dio ha iniziato con un altro uomo. Noah. Noè. Not Adam, but Noah. Non Adamo, ma Noè. Not the first man, but the second man. Non il primo uomo, ma il secondo uomo. And then we come to the fourth main division of Genesis. Poi la quarta divisione principale del libro della Genesi. Abram's eldest son was called Ishmael. Abramo aveva un figliuolo che si chiamava Ismaele. Oh no, says God, but my purposes don't run through Ishmael. No, no. Ma Dio disse, ma i miei scopi non saranno adempiti per mezzo di Ismaele. Not Ishmael. Non Ismaele. He was a very nice man, was Ishmael. Ma Ismaele era un bravo uomo. And God blessed him. E Dio l'ha benedetto. God's purposes for humanity did not go through Ishmael. Ma lo scopo di Dio per l'umanità non passò per mezzo di Ismaele. Not Ishmael, but Isaac. Non Ismaele, ma Isacco. Isaac had two sons, Esau and Jacob. Isacco ebbe due figli, Esau e Giacobbe. And Esau was the elder. Esau fu il primogenito, il maggiore. No, says God, not Esau. Ma Dio disse, non Esau. Jacob. Giacobbe. So the very literary pattern of Genesis. Quindi il modello che vediamo in Genesi. Is preaching us a message. Ci predica un messaggio.
And as we come to the New Testament, we find the message taken up again, don't we? E quando noi arriviamo al Nuovo Testamento, noi scopriamo che questo messaggio viene ripetuto. Not the first man. Non il primo uomo. But the second man. Ma il secondo uomo. Oh, praise God for the Gospel of Genesis. E lodiamo Dio per il Vangelo della Genesi. And the Gospel of world history. È il Vangelo della storia del mondo. It is the sad fact that the first man has made a mess of the whole thing. Ed è una cosa molto triste che il primo uomo fece uno scempio. So much so that God has been tempted on times to destroy the whole planet and the whole human phenomenon with it. E fu uno scempio tale che Dio fu tentato a distruggere e eliminare dalla faccia della terra l'uomo completamente. But God in his magnificent grace. Ma Dio nella sua grazia magnifica e meravigliosa. Where the first man failed. Nonostante la caduta del primo uomo. God has had a second man. Dio aveva un secondo uomo. Through whom to work the process of redemption. Per mezzo del quale operare la sua redenzione, il processo di redenzione. And creation comes first. Nella creazione viene prima. And then redemption. E poi la redenzione. And there has to be a first man. E ci deve essere un primo uomo. But thank God for the second man. Ma ringraziamo Dio per il secondo uomo. And the first man, hear the final story of it all. The first man was of the earth, earthy. Was of? Of the earth. Earthy. E qui è la bellezza di questa storia, cioè che il primo uomo veniva dal suolo, dalla terra. When he through his disobedience and sin ruined the whole human race. E quando lui disubbidì e si ribellò a Dio, rovinò l'umanità. And brought death and destruction upon us. E portò nell'umanità distruzione e morte. God had a second man. Ma Dio aveva un secondo uomo. The second man is the Lord from heaven. Il secondo uomo è il Signore dal cielo. And such is the glorious story of the gospel. E questa è la storia gloriosa del Vangelo. Begins in the book of Genesis itself. Che inizia nello stesso libro della Genesi. As we have borne the image of the earthly. Mentre noi siamo fatti a immagine della terra, fatti dalla terra. So we shall bear the image of the heavenly. Cioè un'immagine terrena, però avremo un'immagine celeste. As in Adam all die. E così come in Adamo tutti morirono, so in Christ shall all be made alive. In Cristo saranno tutti fatti vivi, vivificati. This is God talking to us about creation. E Dio ci parla della creazione. What he made it for. Perché ha fatto la creazione? How he made it to run. E come intese che si sviluppasse, che funzionasse? What was his purpose for man? Qual era il suo scopo per l'uomo? How man in his folly defied and disobeyed that purpose. Come l'uomo nella sua pazzia si ribellò a Dio e ai suoi scopi? Did it right from the very start. E come disobeyed God's e fece questo dall'inizio, cioè si ribellò a Dio dall'inizio? How God had to judge him. E come Dio dovette giudicarlo. But simultaneously with man's first and original sin. Ma allo stesso tempo con la prima e originale peccato dell'uomo. God announced his intention to redeem humanity. Quindi quando l'uomo peccò, allo stesso tempo Dio annunciò la sua intenzione di redimere l'umanità. Through the seed of the woman. Per mezzo del seme della donna. And the New Testament adds. E il Nuovo Testamento aggiunge. God is not only going on with this phenomenon of humanity. Dio non solo continua questo fenomeno dell'umanità. But humanity was so made at the beginning. Ma l'umanità come venne fatta all'inizio? That God himself could enter humanity. Venne fatta in modo tale che Dio stesso potesse penetrare nell'umanità. And become the seed of the woman. E diventare il seme della donna. And in that blessed God-man, Jesus Christ our Lord. E nel benedetto Gesù Cristo, che è il nostro Signore, God will bring creation to the purpose for which he had originally. Dio e uomo allo stesso tempo, Dio portò a termine, adempì la creazione così come lui l'intese. And raise us who trust him to heights of glory unheard of before. E ha risorto noi che crediamo in lui alla gloria di cui non ci potevamo nemmeno immaginare. Now it's 11:30. Sono le 11:30. As I promised, it's time to wake up. Quindi adesso svegliatevi. For now comes morning coffee. Perché c'è un intervallo.